Il tema dello spettacolo è un grande classico. In cosa sta l'originalità della sceneggiatura? L'originalità è, per esempio, che non si può dire niente di questo spettacolo, perché qualsiasi cosa io dica, come dite voi giovani, oggi spoilerò, perché c'è veramente un colpo a sorpresa alla fine. Sembra tutta una cosa, in realtà si scopre che è tutta un'altra. E quindi la bellezza di questo spettacolo è che il pubblico è convinto di vedere una cosa e invece alla fine scoprirà tutt'altra cosa. E questa è la genialità di Assous, che è un drammaturgo che in Francia è considerato proprio un mito del teatro. E quindi apparentemente sembra una coppia che si incontra in un bar e che finisce a casa di lui. Sembrerebbe, no, il prologo a una storia, magari di una notte, eccetera, invece si scoprirà che è tutt'altra cosa. C'è qualcosa del personaggio che interpreta che l'ha colpita particolarmente o in cui si rispecchia? No, è un personaggio completamente diverso da me e per un attore questa è la cosa bella, perché gli attori che fanno sempre se stessi, e questa è una caratteristica del cinema italiano per esempio, gli attori fanno sempre se stessi e diventa molto limitante, molto noioso, invece è bello che un attore faccia uno molto diverso da sé, se sa fare questo mestiere. E nella sua carriera ha ricoperto diversi ruoli. Se si può fare una classifica, il ruolo di attore, lei come lo colloca? Io ho amato molto, per esempio, L'uomo dal fiore in bocca di Pirandello. Quelli che amo di più sono quello, sono Zeno, Nella coscienza di Zeno, e poi il personaggio principale della Nata all'arancia. Però sai cos'è? Dato che io scelgo sempre gli spettacoli da fare, li scelgo io, ci si affeziona sempre molto a tutti gli spettacoli, sono tutti figli. Qualcuno viene meglio, qualcuno peggio, ma questo vabbè, fa parte della vita, però sono affezionato un po' a tutti i personaggi che ho interpretato e sono tantissimi.